Ciao e bentornati sul canale Mi trasferisco in America del Nord. Vi dico subito tutto. Dobbiamo partire dal mio ultimo viaggio negli Stati Uniti d'America. Mancavo negli States da 10 anni esatti. E quando sono arrivata a New York sono stata colpita dalla bellezza della città, perché la trovo molto bella. Ma man mano che si andava avanti vedevo tutti i problemi. So che New York, così come può essere Londra, ma New York a maggior ragione, è veramente il sogno di tanti italiani. Però io, forse proprio perché ho ricominciato effettivamente all'estero, cioè non mi sono fermata a sognare l'ipotesi, ogni volta che devo valutare un trasferimento mi dico: ok, tu chi saresti qui? Perché vi assicuro che le cose cambiano. Trasferirsi lì per fare un determinato lavoro è molto diverso di trasferirsi lì e farne un altro. Sono arrivata ad un momento della vita in cui ho un lavoro che mi piace veramente molto. Sono così fortunata da poterlo fare da casa. E tutte le volte che per qualche ragione ho una riunione in ufficio, io dico: mamma mia, questo ufficio è bellissimo, è esattamente il posto dove avrei voluto iniziare una carriera quando ho finito di studiare, ma anche prima, quando ero appena arrivata in Australia, vedevo questi grattacieli pazzeschi, questi uffici con gli open space e la postazione per il tè, quella per l'acqua. Insomma, era esattamente così il mio sogno, no? All'epoca. Perché adesso ogni volta che vado all'ufficio dico: bello, ma non voglio vedere dalla finestra tutto il giorno il centro della città, quando in realtà potrei stare a casa mia, nel mio comfort, a gestirmi il tempo come voglio e a portare a termine ugualmente il lavoro. Non mi basta più nella vita il prestigio di essere in una stanza molto bella in un ufficio qualsiasi molto bello. Non mi interessa più quella roba lì, non mi rappresenta più. E quando mi sono resa conto che a New York tu non puoi nel centro vedere il tramonto, ragazzi, hanno rubato il tramonto New York. Sì, è vero, puoi andare sui roof, puoi andare sui tetti di questi grattacieli mega galattici, o se hai l'ufficio super figo, di nuovo, o la casa super figa sui grattacieli, il tramonto te lo puoi vedere perché ti viene un po' a bussare alla porta quando sei in alto, ma dal basso vi assicuro che non lo puoi vedere. Ogni tanto tra un palazzo e l'altra vedi un raggio di sole che ti colpisce arancione, bellissimo, ma diavolo, non puoi vedere il tramonto, non puoi vedere il cielo se non appunto salendo in alto nei grattacieli. Ora, New York è un discorso particolare perché è il fiore all'occhiello di quello che viene considerato il sogno americano, anche se ormai per l'ET ovviamente è la California a farla da padrona, ma è anche una delle città in cui si vive peggio in assoluto negli Stati Uniti d'America per qualità della vita, e questa volta l'ho proprio percepito. Vi racconto questo perché io ho deciso di andare a vivere all'estero dopo il mio viaggio di nozze negli Stati Uniti d'America, e ho detto: no, io voglio ricominciare negli Stati Uniti d'America. E poi pian piano quell'amore è svanito, c'è stata l'Australia prima che mi ha un po' ampliato la visione che avevo, sono successe tante cose nella mia vita e piano piano ho deciso che l'America non sarebbe stato il posto giusto per me, per una serie di motivi. Vi verranno in mente quelli più seri ovviamente, ma anche quelli più banali, e questo ci sta onestamente. Il problema dell'assicurazione privata è un problema serio, un problema che manda in bancarotta gli americani stessi, quindi insomma, tu che sei straniero lì senza nessuno, senza una rete eccetera, puoi anche andarci con un bel lavoro, ma nel momento in cui una tragedia nella tua vita accade, quella è una faccia dell'America da non sottovalutare. Il discorso delle armi, ovviamente, ripeto, sono cose che tutti sanno, ok? Però quello che voglio dirvi è che quando poi io metto piede negli Stati Uniti d'America dico: wow, mi piace proprio tanto, no? Non mi piace in più in quel modo di qui ci vivrei, che sentivo appunto 10 anni fa, ma mi piace in quel modo di: ok, ci sono questi problemi negli Stati Uniti, ma riesco a vedere anche altro. Mi piace quello che è vero, come turista ovviamente. E metto le mani avanti, so che è fastidioso per chi vive in America sentire sempre questi quattro concetti, ritriti. Quindi per farvela breve, lasciamo New York e io dico: mamma mia come sei diventata, quasi 40 anni, quest'anno, il prossimo li faccio 40 anni, oddio che tragedia, vabbè insomma, quasi 40 anni, ma sei veramente cambiata, non ti fai attirare dalle lucine, dalle lucette, dalle cose che sbrilluccicano, perché riesci a vedere anche le cose dietro, no? E quindi me ne vado da New York con questa consapevolezza, quanto sei cambiata, sei proprio le cose che contano, i valori che hai, eccetera eccetera. Facciamo questo giro per raggiungere Washington DC, abbiamo dei parenti lì, della famiglia di mio marito, abbiamo conosciuto persone speciali, carinissime. Ecco, una cosa degli americani che mi piace è quanto siano, da turista ovviamente, caldi, affettuosi, gentili, quanto siano presenti con gli altri. Ovviamente, di nuovo, questa è la percezione di una turista. Poi so che tante persone che ci vivono mi dicono: sì vabbè, ma sono rapporti superficiali, di facciata. Lo capisco, raga, sto parlando da turista ed è tutta la mia esperienza personale qui. Gli on the road in America del nord, ragazzi, sono qualcosa di eccezionale. Se mai vi capitasse, prendete l'occasione e andate. Io trovo l'esperienza sempre meravigliosa, hanno queste strade larghe, le macchine
macchine che si guidano facili e ogni posto dove ti fermi poi ti viene da raccontare una storia su quello che vedi, perché è tutto insolito forse per i nostri occhi europei. Comunque ecco, io con questa consapevolezza che in America non ci vivrei più raggiungo Washington DC e inizio ad essere bombardata, raga, bombardata da quanto si guadagna qui. Con il tuo ruolo potresti fare questo, la vedi questa casa, mi facevano, la vedi questa casa bella, ma tu la puoi comprare più grande, ed era già una casa immensa, perché pregiudizio mio, ma insomma gli americani hanno queste case manco gli servirebbero, proprio enormi enormi, uno status più che una necessità, ok, proprio grandi grandi grandi, soprattutto nelle zone residenziali. E questa è una cosa che invidio un po' agli americani, e vi dico anche perché, perché riescono a parlare di business in questo modo schietto e sincero, e io lo invidio un po'. Io ci provo un po' nel mio, soprattutto da quando ho capito che non avrò una pensione, quindi bisogna assolutamente essere, interessarsi al mondo della finanza, bisogna investire. Qui in UK è tra l'altro semplicissimo, c'è un articolo sul blog dove vi parlo dell'ISA, che cos'è eccetera, però quando si tratta di successi personali, ragazzi, ci sono tante cose che io non dico, non le dico perché è difficile, ragazzi, ok? Io sono solo nel Regno Unito, però appunto ho avuto delle promozioni al lavoro, delle situazioni al lavoro, mettiamola così, che si sono concretizzate così velocemente e in modo così positivo per me, che non mi piace andare in Italia a dirlo, anche se chi ho davanti mi vuole bene, vuole il mio bene eccetera, ma è troppo diversa come realtà qui dall'Italia, è troppo diverso entrare nello specifico per me, di certe cose io ho un po' il pudore. E non sto dicendo di essere milionaria, no, sto dicendo che però dire certe cose a chi vive in Italia e magari ha raggiunto comunque un buono status e magari comunque guadagna bene al mese eccetera, però raccontargli quanto velocemente sia, possano accadere le stesse cose di più qui, lo trovo fastidioso io in primis, e quindi a volte queste cose non riesco a dirle. Infatti ci ho messo tre quarti d'ora per spiegare questo concetto, perché lo devo ancora elaborare io stessa. Questa cosa, ripeto, non è successa con le persone che c'erano attorno nella parte finale, una decina di giorni che abbiamo passato negli Stati Uniti d'America, che erano anzi molto cristalline su quanto potevamo prendere noi. Fate domanda qui, qui cambiate vita in un secondo, diventate milionari a quel punto, sì, effettivamente, cose del genere, perché nota bene, noi lavoriamo nell'informatica, quindi non sto dicendo che sia possibile per tutti, purtroppo servono determinati visti che a noi potrebbero fare, mettiamola così. Quindi ci siamo messi quel giorno a googlare, no, quanto potremmo prendere con il nostro ruolo, con la nostra semplice esperienza che abbiamo maturato, 3-4 anni, roba così insomma, e le cifre che sono uscite fuori erano cifre veramente importanti, di quelle che ti cambiano la vita in 3-4 anni. Quindi lì per lì abbiamo avuto un momento di riflettiamoci un attimo, ok, pensiamoci un attimo per bene, e tornando qui ho messo in discussione tutto, ho detto io in America non ci voglio vivere, ma per una serie di motivi che posso riassumermi nei più importanti e che guardano al mio caso specifico, ok? Non ci posso vivere perché è lontanissima, raga, non lontana come l'Australia, lo so, ma io stando in Europa mi sono proprio viziata profondamente. Se c'è un'emergenza a casa mia, io in 5 ore riesco ad andare in qualche modo, ce la posso fare, ok? 5 ore. Se dovessi avere un'emergenza negli Stati Uniti d'America, le cose sarebbero differenti, questo sempre sperando che comunque la pandemia, la parte più acuta, si sia conclusa, insomma, perché a quel punto le cose si fanno veramente drammatiche. E un altro aspetto che alcuni di voi mi diranno secondario è la qualità della vita in America. Ok, non devo per forza andare a vivere a New York, anche se sarebbe il più vicino con Roma come collegamento, però hanno questo modo di fare negli Stati Uniti, hanno questa concezione del lavoro negli Stati Uniti che proprio cozza con tutto quello che voglio io. A 20 anni io ho detto basta, io voglio lavorare, lavoro di più qua, lavoro di più là, devo lavorare, lavorare, lavorare. Io non ho più quel desiderio di mostrare chi sono in primis, ed è una sensazione bellissima, perché è come liberarsi di una roba che ti porta a fare sempre di più, sempre di più, sempre di più, fino a esaurirti. È bello poter dimostrare chi si è, ma insomma sul lavoro non devi giustificare in qualche modo la tua esistenza, ecco, facendo extra mile, secondo me almeno. E per chi non lo sapesse, se viene assunto negli Stati Uniti d'America, per carità, ripeto, noi potremmo essere nel settore dell'informatica, che è uno di quelli trattati meglio, ma le ferie sono pochissime, pochissime. In alcuni settori, al primo contratto, al primo anno, hai 0 giorni di ferie. 0, raga, 0. Se non fossero gli Stati Uniti d'America, lo chiameremmo questa cosa, la chiameremmo terzo mondo, e invece sono gli Stati Uniti d'America, lo chiamiamo sogno americano, no? Che tu lavori, 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 e poi tieni appunto la casa gigantesca, la macchina gigantesca, il consumo, le cose belle, eccetera. Però non è vita per me, non è la vita che vorrei. E però quest'anno ho fatto domanda per la lotteria americana per vincere la green card, che era una cosa che qualche anno non ho fatto, perché appunto ero consapevole di non voler andare a vivere negli Stati Uniti d'America, però a volte l'ho fatta pensando vabbè, magari la Serena del futuro potrebbe vincerla e poi sarà lei decidere, no? Fare un po' questo discorso qui. E quest'anno ho partecipato, ma credetemi, sperando di perderla, nel senso vediamo il fatto cosa dice, perché appunto ci sarebbero tanti pro economici nell'andare a vivere negli Stati Uniti d'America, ma
perderei un po' veramente la qualità della vita che ho adesso, no? E questo è vero. In più, tanto tempo fa vi ho parlato del discorso della sanità, c'è un video qui sul canale, e vi ho detto, quando ascoltate le persone che vivono all'estero e volete seguire le loro norme, chiedetemi, io sarei come questa persona all'estero? Avrei i suoi stessi privilegi? Potrei fare le stesse cose che fa lei? Sarei pagata allo stesso modo? L'assicurazione? Trovare casa? Sarei come questa persona o come un'altra, no? Perché tante volte online senti questi racconti fantastici di persone che all'estero sono andate da privilegiate. Ecco, non rappresentano proprio l'italiano che mediamente va all'estero, no? Ricominciare non è facile per tutti, non sto dicendo che sia facile per loro, però ovviamente quando è qualcuno che ti fa l'assicurazione medica, ti paga il trasloco, ti fa trovare casa pronta e tutto il resto, certi impicci te li sei tolti. Quando seguite qualcuno che parla di vita all'estero, ditevi, chi sarei io? Sarei come questa persona? Perché in quel caso ben venga, potrei seguire le sue orme, ma altrimenti due cose: uno, potrei mai essere come questa persona, e due, quali sono gli step eventualmente se vi interessasse fare la stessa cosa? Perché insomma, per trovare il lavoro che ho trovato io semplicemente ho dovuto studiare 4 anni. Non è per tutti, però non è neanche la rivoluzione della vita proprio, insomma. Ho perso il filo, quindi cerco di capire dove stavo andando. Il punto è che io oggi potrei trasferirmi anche domani negli Stati Uniti. Mo domani sta a fare la sborona, però insomma, uno di due, io e mio marito potrebbe avere questo trasferimento. Mi mantengo vaga, preferisco, però insomma, uno dei nostri lavori permetterebbe di trasferirci facilmente in un altro, dove vogliamo in realtà, perché insomma, varie, puoi andare un po' dove ti pare. E quindi noi ci abbiamo tanto pensato a questa cosa, no? Al di là del vincere o meno la green card, ma non ce la facciamo. Non ce la facciamo proprio a dire, sì vabbè, da domani saremo a Boston, che era forse la nostra scelta. California, troppo lontana. Adorerei vivere in California per un po', tipo un anno, ma troppo lontana. Nel pacchetto c'è anche il fatto di tu dici addio alla tua vita così come la conosci oggi. E non solo perché vai a vivere in un'altra realtà, no, quello mi piacerebbe, ragazzi. Io un anno lo farei quasi dappertutto nel mondo. Pure 2 anni, pure 3 anni, quasi dappertutto nel mondo, perché ho questa voglia di conoscere noi in realtà, di cambiare vita, di vedere come si vive dall'altra parte del mondo. Lo farei. Quello che non riesco ad accettare, al di là di quello che ci siamo detti, ma proprio perché ho paura di perdere la qualità della vita che ho adesso. E so che gli Stati Uniti d'America mi piacerebbe, no, viverci per un periodo, mi piacerebbe, però questo discorso di 0 ferie o di 10 giorni di ferie lo trovo intollerabile, veramente intollerabile. Quello di cui mi sono resa conto andando a New York quest'anno è che io la guardavo, dicevo bella, ma mi ricorda qualsiasi città grande del sud-est Asia, che noi chiamiamo in quel caso paesi in via di sviluppo, no? Mentre invece New York diciamo wow, metropoli, fantastica, eccezionale. Ma aveva molte similitudini, questo modo di lavorare esagerato, la città che non dorme mai. Ok, non dorme mai, ma non è necessariamente una cosa bella se sei tu che non devi dormire, poi insomma, se tu devi lavorare tutto il tempo. Abbiamo conosciuto in vacanza persone meravigliose che si svegliavano alle 5 di mattina e non avevano figli, raga, non avevano figli perché dovevano andare al lavoro presto e poi tornavano la sera tardi, e tutto questo senza cocaina? Com'è possibile? Cioè, è una vita diversa proprio. Ovviamente, come dice una mia amica che ho intervistato, Alessia dalla Louisiana, dipende pure da chi sei. Se tu non hai quell'ambizione terribile che ti fai travolgere, ovviamente anche nelle multinazionali dici, beh, faccio meno, cerco di fare il mio. Però dal punto di vista dei giorni di ferie non se ne esce. Puoi trovare degli accordi, puoi contrattare quello che ti pare, ma raramente avrai quello che abbiamo qui da quel punto di vista. E per me avere del tempo per me off è molto importante. E quando guardavo ad alcune cose con un po' di distanza, vedevo pure, non lo so, conosci una persona e fa, questa è la mia macchina adesso, dico wow, bella macchina, bellissima, no, fa, ma l'anno prossimo ho quest'altra, ti fa vedere la foto, macchina ancora più gigantesca. Ecco, io nella mia vita non credo di aver bisogno di quello, non lo sto proprio ricercando quello, zero. Però capisco che in una società così competitiva ti venga voglia di vivere quel filone, e a me non piace. Spero si capisca che non sto giudicando chi è dentro a quel filone, no? Delle case con le opere d'arte grandissime, le stanze, 2000 stanze, le macchine figone, le cose belle comprate, non sto giudicando veramente il lifestyle di nessuno. Sto solo dicendo che quando sentivo queste cose dicevo wow, quante cose belle, bellissime, ma io lo vorrei per me. È quello che cerco nella mia vita? No, non credo. E quindi arriviamo a tirare le somme e a finire questo video. Mi trasferisco in America? Non credo. Però qualcuno saprà, soprattutto se mi seguite su Instagram, che io non pensavo di rimanere così tanto tempo in Scozia. Nel senso che io in Scozia manco ci volevo venire, poi mi è entrata dentro, io mi sento profondamente scozzese, sono diventata cittadina e tutto, ma è rimasto dentro di me quel desiderio di conoscere anche altro, no? Esplorare anche altro, vorrei vivere anche altrove. Ho delle limitazioni date da il mio gatto che sta lì, è tutto carino, picciottello, Rogerino, quindi non potrei trasferirmi come avevo pensato nel sud-est asiatico, continuando a lavorare per l'occidente come nomade digitale per una serie di motivi. Questo comunque mi fa molta paura, ok? Perché è un bellissimo sogno, di nuovo il sogno, però poi essere io la persona
persona adatta a vivere quel tipo di vita così lontana da casa? Non lo so. Io quando penso a quella vita lì penso, vabbè, poi mi verranno a trovare, staranno da me nella mia casa, dall'Italia, no? Però poi quante volte succederà? E in caso di emergenza potrei veramente andare? E riuscirei comunque anche da quel punto di vista a convivere con il fatto di essere più benestante della media magari attorno a me, con dei privilegi in più, ma comunque, che ne so, se sto in Thailandia, comunque dover sottostare ad un re che è un po' particolare, cose di questo tipo, e vedere magari altre persone che non possono curarsi, come posso curarmi io che ho l'assicurazione privata. Non è semplice, ragazzi, sono cose a cui io penso. Quindi sì, mi piacerebbe andare a vivere in sud-est asiatico, ma non per il momento, e più vado avanti con l'età più mi dico, boh, lo farei mai? Non lo so. Io penso che uno dovrebbe far tutto, però è vero anche che la vita è quella che è. Sta sfuggendo la mia, personalmente la vivo così. Sono qui da tanto, ragazzi, è volato questo lasso di tempo, veramente volato. Poi avevamo preso in considerazione l'est Europa mentre giro questo video, ma ci sarà ancora il mondo? Io ogni tanto me lo chiedo, no? Continuiamo tutti a vivere in questa dissonanza cognitiva in cui continuiamo a lavorare, a pagare le bollette, eccetera. Boh, non lo so, non lo so come sta andando il mondo. Anche l'est Europa mi sarebbe piaciuto veramente molto. E poi c'è quello che alla fine io forse dovrei seguire, e quindi forse era un clickbait: mi trasferisco in America, perché la risposta è non credo. Le cose potrebbero cambiare, ma non credo, perché questo in realtà è il mio sogno e ve lo racconto. Edimburgo è capitata, e quando abbiamo avuto la notizia che saremmo venuti a vivere qui, non l'ho presa benissimo perché volevo lasciare la Scozia in quel momento. Però, di nuovo, Edimburgo ha tutto quello che io cerco. È bella, la puoi camminare a piedi, non c'è stress, qualità della vita molto alta, e ha anche i suoi contro legati al fatto di essere Nord Europa, cosa che personalmente, cioè, se io mi dovessi immaginare proprio la vita da favola, raga, io sto con cocktail a bordo piscina, ovviamente, però a lavorare non lo so bene, con la sabbia, non lo so. Però insomma, è buia qui, l'inverno è duro da quel punto di vista per me, e quindi il mio sogno sarebbe questo. Sto tanto cercando di lavorare in quella direzione, e anche mio marito poteva avere la fortuna di poter lavorare esattamente come facciamo adesso, perché nessuno dei due è tornato in ufficio da dopo la pandemia, ma per 6 mesi l'anno da dove vogliamo. Dici, grazie al CA, è il sogno di tutti, lo so, il sogno di tutti, non lo metto in dubbio, però è quello per il quale sto cercando di lavorare io, e quello penso che sarà il mio prossimo obiettivo. Se ce la farò non lo so, perché alcune aziende non sono pronte a questo, ovviamente, ma diciamo che per motivi fiscali 6 mesi sarebbe un discorso ragionevole, no? Si potrebbe fare fiscalmente qui in UK. E a quel punto io mi immagino a girare e lavorare da veramente tutto il mondo. Un mese qui, un mese là, un mese di là. E quando soprattutto? Beh, io se potessi lasciare Edimburgo la lascerei probabilmente da novembre fino a febbraio almeno, che sono i mesi in cui proprio, anche ottobre sto girando, non è proprio una passeggiata, però insomma sono i mesi che io reputo più duri. E questo non è il sogno americano, è proprio il sogno mio. Quindi a quel punto sì, potrei lavorare un mese dalla California, come potrei lavorare un mese dall'Australia, un mese dall'Asia, un mese da Malaga. Malaga, ragazzi, è bellissima, c'è un video sul canale a settembre. Io quest'anno avevo finito le ferie, ma se no sarei stata lì a Malaga, perché quello è proprio il genere di vita che in estate ovviamente vorrei avere, perché poi in inverno penso t'ammazzi, non ci sono i ciringhiti, il mare non lo so, insomma, se è freddo o meno, insomma magari in inverno non è quella favola che è stata per noi in estate. E quindi pensavo di dovervi un aggiornamento. Pensavo di essere pronta a lasciare proprio la Scozia per un po', ma non sono pronta, perché le mie radici sono più profonde di quello che avrei mai pensato prima, e lo sento proprio che mi trattengo qui. In parte probabilmente è perché questa è la mia comfort zone ormai, e questo ci sta, ma di contro è proprio per il senso di appartenenza. È dura lasciare un paese così, è dura, perché è un bel paese. E con questo era tutto, grazie per la chiacchierata che ho fatto da sola. Nei commenti fatemi sapere dove vi trasferireste voi, raga, perché è facile parlare sui video dell'altro e dirmi vai in America, vai a Malaga, vai di qua, vai di là, ma voi dove vorreste andare? Io sono curiosa, quindi fatemi sapere. E per il resto mi trovate su Etsy, tutto l'internet, raga, tutto, lo sto colonizzando quella parola lì, capito come? E soprattutto qui, mercoledì prossimo con un nuovo video. Ciao!